Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Qualche giorno fa ho pubblicato un articolo ed un video chiamato Bitcoin è una bolla speculativa che scoppierà presto. L'articolo era sostanzialmente il mio punto di vista nel quale esponevo le varie argomentazioni per le quali ritengo che il mercato delle criptovalute, per quanto sia indubbiamente valido sul lunghissimo periodo, stia attraversando una fase che, per quanto mi riguarda, ritengo sia di bolla speculativa. Purtroppo questo articolo non è piaciuto a moltissime persone che mi hanno inondato la sezione di commenti con i loro vari pareri negativi e alcuni altri, fortunatamente anche positivi. In questo nuovo video vorrei rispondere un po' a tutti quanti, purtroppo non potrò andare in profondità, ma quantomeno mi sembra doveroso nei confronti di chi ha investito il proprio tempo a lasciare un commento, fornire la mia replica. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ok, l'articolo in questione è questo qua. Bitcoin è una bolla speculativa che scoppierà presto. Trovi il link all'articolo originale qui sotto nei commenti. Ha ricevuto 73 pollici in su e 38 pollici in giù, per un totale di 63 commenti. Ok, li ho ordinati dal più nuovo al più vecchio, quindi partirò dalla fine per cercare di rispondere un po' a tutti. Ok, il primo commento è Maria di Giuseppe. Ciao, su Steemit informati meglio. Avevo sostanzialmente osservato nel video che la piattaforma Steemit, che si appoggia sulla valuta Steem, è in questo momento se non altro controversa perché non genera nessun flusso di cassa ma paga tutti gli utenti tramite una valuta che possono liberamente stampare, quindi la cosa secondo me era un pochino controversa. Giuseppe mi dice, Sauro, Steemit informati meglio. Va bene, gli avevo risposto, se mi vuoi spiegare che cosa non ti torna ti leggo volentieri. La risposta è stata, mi sembra di ricordare che la potenza di voto si possa comprare in dollari, non ho ben capito che cosa significa. Poi di nuovo un'osservazione, non sei stato preciso, su Steemit scrivi dei contenuti, pubblichi immagini e video. Se quello che pubblichi piace ricevi denaro, i dati che pubblichi producono vapore, con vapore mini Steem. Va bene, non ho capito che cosa significhi. Il fatto rimane che l'osservazione, quella che andava contestata, era che non mi è chiaro come faccia Steemit, la piattaforma stessa, a incamerare questi soldi. Da dove vengono? In questo momento, ripeto, il valore viene semplicemente che hanno dei token che possiedono, che danno agli utenti, ma questo non è una piattaforma sostenibile. Serve che in qualche modo anche loro possano guadagnare dagli utenti con sottoscrizioni o pubblicità, della quale in questo momento non c'è traccia. Ok, proseguo. Basilio mi dice che la bolla è già scoppiata nel secondo trimestre 2018. Credo che più che uno scoppio di bolle ci sia stata una forte, fortissima correzione e comunque stiamo già osservando una forte ripresa del mercato. Quindi secondo me la bolla, quella vera e propria, non è ancora scoppiata, semmai effettivamente scoppierà. Ferrante mi dice l'euro e il dollaro e l'INPS. Non ho capito che cosa sia, cosa c'entri l'INPS, se l'INPS è l'istituto della provvidenza della pensione italiana, non ho capito cosa c'entra. Possono andare a zero, difficile, fammi dire, l'euro ha avuto un impatto concreto sulla sua vita, grazie per darmi del lei, cosa interessante che le cripto abbiamo libertà di decidere, con l'euro no, adios. Ferrante, non ho capito dove vuoi andare a parare, ma mi aspetto che sia molto più difficile che l'euro e il dollaro vadano a zero rispetto a che lo vadano le criptovalute, se questa era l'osservazione. Fabio Chirco mi scrive, troppo lungo il video. Fabio, hai perfettamente ragione, anzi, dopo ti metto il cuoricino e ti ringrazio. Avrei dovuto essere un pochino più conciso, grazie di nuovo per avermelo fatto notare, cercherò di fare meglio nei prossimi video. Ok, Michele gli risponde, sono le stesse cose che scrivo su Facebook da mesi, cioè che sono troppo lungo, non ho capito. Riguardo le piattaforme, secondo me bisogna precisare, loro si rivolgono soprattutto a un mercato futuro che ancora non conosciamo, quindi non sappiamo esattamente quale caratteristica dovrà avere lo smart contract quando questo sarà sdoganato. Michele, perdonami, non ho capito che cosa c'entri con il fatto che il video era troppo lungo né con il video in generale. Gli smart contract sono già implementati e implementabili, quindi
Perdonami, non ho capito che cosa c'entri. Damiano Scalise ha scritto qua: pessimo video, grazie Damiano, sicuramente non lasci dubbi all'interpretazione. Non perdo nemmeno il tempo a demolire le cazzate, suppongo che hai detto, perché sarebbe come rubare le caramelle dalle mani di un bambino. Questi commenti mi piacciono moltissimo perché spendono più parole a invelarmi di parolacce e di offese che non a dire quale sia il punto. Di nuovo ho chiesto di argomentare, non ho capito di nuovo, qui ci sono dei vari attacchi personali, questo altro personaggio, Damiano Scalise, sempre lui, mi dice, mi ancora riprende il fatto che mi hanno rubato gli IOTA. Hai perfettamente ragione Damiano, sono stato un pollo a farmi rubare gli IOTA in quel modo, ma non capisco che cosa c'entri il fatto che mi hanno rubato la IOTA con il fatto che le criptovalute siano in un momento di bolla. Anzi, con questo commento confermi quello che ho scritto, ho detto in uno dei momenti del video, cioè che sostanzialmente la tecnologia è ancora acerba, quindi di nuovo non so che cosa risponderti. Ok, Tano dice: più che bolle io parlerei di fasi speculative e cicli di mercato. Le vere bolle quando scoppiano sarebbe per sempre. Anche questo è opinabile, nel senso che la bolla delle dot-com che c'è stata nel 2000 è scoppiata, ma poi nel 2018, in questo momento, le dot-com come Google, Amazon, quindi quelli che avevano un valore, sono più forti che mai. Quindi non è vero che quando scoppia una bolla il mercato non riparta mai. Ok, Marfan, scusami, non leggo il tuo nome, Leticia, scusami se l'ho detto male, video molto bello, analisi della situazione giustissima, ti ringrazio, mi fa piacere. Steemit Business Model, mi dice Francesco, mi ha mancato questo articolo. Ok, provo ad aprirlo. Ok, sostanzialmente questo articolo io l'ho letto tutto, sostiene, per quanto riguarda Steemit, che alla fine è un articolo abbastanza approfondito, scritto piuttosto bene. La tesi di fondo è che sostanzialmente ogni articolo non abbia sia fonte di guadagno a sé stante, perché non abbia bisogno della pubblicità, perché il contenuto stesso va inteso come formato pubblicitario e quello che vendiamo è il valore dell'articolo stesso. È una tesi interessante anche perché è argomentata molto bene, grazie Francesco per avermelo linkato, però per quanto mi riguarda non sta in piedi, nel senso che comunque nella pubblicità tradizionale la funzione della pubblicità è comunque quella di far acquistare un prodotto e quindi generare un flusso di cassa. Di nuovo, su Steemit in questo momento non vedo questo ciclo e questo flusso di cassa, quindi francamente vedo tutta questa interpretazione, per quanto argomentata molto bene, un po' come una forzatura. Ok, Ermanno mi dice: devi tenere conto che la capitalizzazione di Bitcoin è data dalla circulating supply moltiplicata per il valore di quel momento, che non rappresenta quindi il sborso di denaro effettuato per acquisto e quindi non la reale capitalizzazione. Diciamo che in linea di massima non ho benissimo capito che cosa tu voglia dire, ma in linea di massima mi sembra che tutto questo sia anche adeguato ai mercati tradizionali. Io facevo il confronto con PayPal, che come avevo già detto nel video era forse un pochino forzato, ma mi sembrava comunque la cosa più simile che potevamo farlo. Gigi mi dice: parli male di criptovalute, però poi le hai comprate. Perfeziona le tue competenze, fantastico. Va bene, a parte le competenze, Gigi dopo mi dice che non volevo offenderti, anzi ti seguo sempre, ma a volte non capisco se sei della parte delle cripto oppure no. Dunque Gigi, io sono dalla parte delle cripto, nel senso che ritengo che abbiano un buon valore sul lungo periodo, però non voglio mettermi il prosciutto sugli occhi come fanno come fanno molte persone. Sono secondo me un progetto, una tecnologia valida sul lunghissimo periodo, però non è detto che quello che sta succedendo in questo momento rispecchi effettivamente il valore che in questo momento ha tutto il mercato delle criptovalute. Quindi sì, sono per le criptovalute sul lungo periodo, ma mi piace comunque tenere sempre un occhio vigile su quella che è la situazione attuale e non dare mai niente per scontato. Spero di averti risposto.
Ok, Marco Denardi mi dice: quello che deve scoppiare nel campo speculativo viene deciso a tavolino, per cui ogni campo finanziario è potenzialmente una bolla. E poi mi citi i derivati e le capitalizzazioni. Sono perfettamente d'accordo con te, anche i derivati hanno delle caratteristiche di bolla, infatti hanno portato allo scoppio dell'economia americana tra il 2007, 2008, 2009, sono stati momenti bruttissimi dovuti proprio allo scoppio dei derivati. Si potrebbe ripresentare la stessa situazione, certamente, certamente sì, fammi dire che comunque questo discorso non sposta dal fatto che le criptovalute siano o meno una bolla in questo momento. Alessio capisce le mie preoccupazioni, per quanto mi consiglia di confrontare Bitcoin con il dollaro e non con PayPal come avevo fatto. È un po' una forzatura, perché secondo me Bitcoin in questo momento, più che una moneta che possiamo utilizzare tutti i giorni, è proprio un sistema di pagamento, perché fa parte la moneta anche di un ecosistema all'interno del quale comunque ci sono i miners che validano le transazioni, tutti quelli che vendono diciamo piattaforme per il mining, quindi dalla Bitmain che vende i dispositivi specializzati a chi vende GPU, quindi è un sistema molto molto più ampio e più complesso della moneta che viene alla fine stampata da un governo centrale. Quindi in ogni caso secondo me il Bitcoin in questo momento fatico ancora di più a identificarlo come una singola moneta. Grazie comunque per l'osservazione. Dunque, il PIL mondiale spaccando molto con l'accetta in 80 miliardi, tutto ciò di valore, o meglio che diamo un valore che circola, è circa 50 volte, quindi è una bolla speculativa avvolta dall'avidità. Sì, fammi dire Donato, sì, il fatto che ci sia molto più speculazione in confronto del denaro che c'è in circolazione è sicuramente segno che ci sono delle manovre finanziarie dietro. Ok, questo Carl 978 mi dice che questo video adesso non ha senso perché il mercato è sceso molto, avrebbe avuto più senso nei mesi addietro. Di nuovo, Carl, hai ragione, ma francamente anche con il valore della capitalizzazione sceso così tanto, credo che comunque il discorso sia sempre lo stesso. Fatico a vedere nel valore attuale delle criptovalute comunque come non si possa parlare di bolla, dato che per quanto siano scese stanno già ricominciando a salire anche in modo estremamente veloce. Questo conferma tutta la mia ipotesi. Quindi di nuovo il discorso è valido adesso tanto quanto era valido in dicembre. Ok, Rezzi Lod e Fabrizio Righi parlano di fatto che siamo gli early adopters, quindi è tutto chiaro e quindi siamo anche noi speculatori. Ok, Francesco Marzolo, grazie, mi dice che gli piace la mia osservazione. Anche Nato Stanco paga a Natale, simpatico il nome. Ok, va bene, sono felice che vi sia piaciuto il video, vado un po' veloce. Video rischioso contro tendenza, complimenti per la tua analisi, grazie Glauco che ti è piaciuto il video. Grazie anche a te Gabriele che mi hai lasciato un commento positivo. Di nuovo K06 mi dice che se lo facevo a 20.000 questo video poteva avere senso, ripeto che secondo me ha senso oggi come allora. Claudio, non ho capito se sei d'accordo con il mio punto di vista o meno, fai un confronto con Ferrari, con quanto ho detto, però sì, Ferrari è vero che la macchina, quando noi andiamo a comprarla, non è che stiamo pagando semplicemente il motore, la carrozzeria, ma stiamo pagando anche il fortissimo brand che ci sta dietro, quindi c'è un plus valore fortissimo su una Ferrari, sono perfettamente d'accordo con te. C'è un piccolo problema di fondo però, la Ferrari incamera questo denaro dalle persone, costruisce le macchine e dopodiché le rivende alle persone, oltre che pagare i dipendenti, quindi esiste un flusso di cassa che in questo momento non esiste invece con tutte le criptovalute. Quindi di nuovo fammi dire che il paragone secondo me è un peletto forzato, se non altro. Grazie comunque per averlo esposto. Di nuovo Alberto Russo, credo che tu abbia perfettamente ragione, grazie Alberto.
Nicola mi dice che sei bullish sostanzialmente sui Bitcoin perché è la moneta del futuro. Sono d'accordo con te, il futuro è il futuro e oggi è oggi. Bigo 72 mi fa una critica personale che mi ha fatto molto ridere, perché cresce la barba, crescono i capelli, si accorciano la barba e i capelli, ma la felpa è sempre quella. Ragazzi, giuro che la felpa ogni tanto la lavo, e anzi forse potrebbe essere il caso di lavarla anche adesso. Ok, Luca Akul mi dice: ma che cosa stai dicendo? Guarda che ci sono le carte collegate alle cripto e se vuoi puoi comprare da tutte le parti. Poi hai fatto il paragone italiano, se vai negli altri stati, soprattutto dove ci sono delle leggi ben definite riguardanti Bitcoin e cripto, ci sono volumi molto più alti. Dunque, Luca, di nuovo, io non ho una grandissima esperienza nelle carte, grazie comunque per averlo citato, non mancherò di approfondire questo discorso. Luca sta parlando di carte collegate ai conti di pagamento. Due osservazioni. Uno, innanzitutto, queste carte hanno comunque un intermediario, quindi non stiamo pagando direttamente con le criptovalute, ma c'è un intermediario di mezzo che fa una transazione e chi riceve il pagamento lo riceve in valuta fiat, euro o dollari, che dir si voglia. Questo per quanto mi riguarda non è un segnale di adozione che i commercianti e gli esercenti abbiano effettivamente iniziato ad accettare questo tipo di pagamento, semplicemente che c'è un soggetto, uno oppure due, dieci, insomma c'è un numero di soggetti che emettono carte di credito ma che non sono Visa o Mastercard, sono degli altri intermediari e che si, come dire, mettono in mezzo da noi fino per mezzo a tutta la filiera prima che il denaro arrivi all'esercente. Quindi di fatto l'esercente riceve comunque un pagamento in valuta tradizionale. Tutto questo sistema non sta in piedi, nel senso che certamente sta in piedi, ma non è che significhi che i negozianti accettano i pagamenti in criptovalute, significa semplicemente che c'è qualcuno che si è, come dire, preso il rischio, accollato il rischio di fare questo tipo di layer intermezzo, livello intermezzo, per facilitare le cose, ma non è esattamente la stessa cosa, anzi è estremamente diverso. Poi mi dici che ho preso il paragone italiano semplicemente perché ho guardato il sito qui Bitcoin, ma se guardi a livello internazionale di progetti e di e-commerce, di siti veramente grossi, non sto parlando del sito del panettiere, ma di siti veramente grossi di e-commerce che accettano criptovalute, io continuo a non vederli. Quindi ho fatto il paragone italiano perché quello lì è il sito che secondo me, per quanto riguarda la nostra realtà, è significativo, ma è così un pochino in tutto il mondo. Ok, Giovanni Castelli mi fai un appunto molto filosofico che su quanto riguarda, non ho ben capito che cosa mi parli di greco, di sillogismo, calcolo, eccetera. Ti ringrazio, ma non siamo alle superiori, mi avrebbe fatto più piacere una risposta ai problemi che sottolineiamo che non al modo in cui ci siamo arrivati. Lucia Negri dice che siamo tutti speculatori, certamente sì, chi lo fa in questo momento lo fa per speculare, oppure c'è anche una fascia di persone che lo fa sul lungo periodo, per loro, per quanto mi riguarda, è un'ottima scelta sul lunghissimo periodo, però sicuramente la maggior parte delle persone lo fa per guadagnarci subito, molto e in fretta. Roberto Masci: dopo molto video interessanti non capisco perché ti sei imbarcato in questa disamina senza capirne molto. Non ho capito se sono io che non ne capisco molto, mi dispiace che il video non ti sia piaciuto, spero che mi seguirai di nuovo in futuro. Ok, Balkan Europe mi dice che rileva dei contenuti tecnicamente accettabili, non si sbilancia a dire che sono buoni ma sono solo accettabili, e sotto alcuni aspetti estremamente sottili, ma trova diverse contraddizioni assolutamente non appropriate. Ok, dopodiché c'è una grossa, non posso leggere tutto il messaggio in questo video, io sappi che l'ho letto, ti ringrazio per aver lasciato la tua osservazione, è uno dei messaggi migliori che ho ricevuto, grazie ancora Balkan Europe per averlo lasciato. Ti dico rapidamente, comprimo rapidamente la risposta, sostanzialmente la mia visione era limitata a questo specifico momento, non fra qui o 10 anni in che senso potranno andare le criptovalute, ma
in questo momento. Il mercato è molto nuovo, il fenomeno è molto nuovo, trovare un metro di paragone con il quale confrontarle non è facile. Ho preso PayPal e Visa perché di nuovo in questo momento le criptovalute credo che siano un metodo di pagamento. Grazie di nuovo Balkan, lo ripeto, hai fatto uno degli interventi migliori fra tutti quelli che ho letto. Aux Plinski mi dice: certo che se guardi all'Italia stai fresco, l'analisi al limite va fatta a livello mondiale. Già risposto. Sogna Coliandro, non è il momento per shortare, mi dice Ivan Leo. Ivan, infatti io non parlavo di shortare, dicevo semplicemente che bisogna essere cauti e prepararsi anche eventualmente ad un'implosione ed esplosione di questa bolla, quindi non pensiamo di diventare ricchi rapidamente senza nessun rischio. Ok, Lorenzo mi ha lasciato un altro commento positivo dicendo sostanzialmente che ha apprezzato il tono negativo. Luca 1997 mi risponde tutte cazzate, quindi evidentemente gli è piaciuto un po' meno il mio intervento. Vin Chain, francamente in questo momento non lo conosco come progetto, ma non ho capito il link di affiliazione, puoi fare a meno di cercare di inserirlo perché non lo pubblichiamo di sicuro, però approfondirò certamente Vin Chain, può essere che ci sia del valore, mi guardo anche l'adozione però. Ok, The King of Ripple mi dà ragione, gli è piaciuto l'intervento, quindi grazie a te per avermi lasciato quest'altro commento interessante. Ok, in questo momento direi che in linea di massima è tutto, provo ad aggiornare la pagina per vedere se è arrivato qualcosa mentre appunto stavo parlando, perché di commenti ne stanno arrivando veramente veramente molti. Vediamo se è arrivato qualcos'altro nel frattempo. No, nessun altro commento. Bene ragazzi, grazie per aver guardato anche questo video di risposta, di nuovo leggo sempre con molto interesse tutti i commenti, cerco di rispondere a tutti quando è possibile, per tutti gli altri grazie di nuovo per aver commentato, se volete replicare di nuovo anche i commenti qua sotto sono a disposizione, sappiate che vi leggerò anche in queste risposte, però non so se avrò modo di fare un terzo video di replica alla replica. Da Zane di Turbolab.it è tutto, come sempre se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qui sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!